Ragazzi, buongiorno. Oggi ci siamo svegliati con un clima tipicamente autunnale, ancora di più rispetto che gli altri giorni, perché fa freddo, ci sono 16 gradi, il cielo è nuvolosissimo e per oggi è prevista pioggia. Poi hanno detto che in teoria nel fine settimana dovrebbe arrivare l'estate, dovrebbero aumentare le temperature e quindi vedremo. Comunque, che dirvi? Allora, io oggi sono a casa tranquilla, ho un po' di cosine da fare, nel senso che dovrei cambiare le lenzuola, però le cambierò più tardi perché adesso esco un attimo e vado a fare colazione da mia madre, ci facciamo qualche chiacchierata e poi appunto ritorno qui alla base. E purtroppo piove, non potrò stenderle fuori perché appunto devo andare a lavare queste. Faccio che lavarle subito, altrimenti mi vado a riempire il ripostiglio e mi dà fastidio vedere tutto poi che trabocca dalle ceste. E vado appunto a lavarle subito e poi oggi usufruirò dello stendino, purtroppo. Domenica volevo registrare un vlog, ma alla fine siamo stati super impegnati per tutto il giorno. Mi sono data un po' alle pulizie, più che altro allo svuotare la casa. Perché dovete sapere che per quanto riguarda il vecchio tavolo, quello rotondo di IKEA, l'abbiamo tenuto qui in casa praticamente per 2 settimane, lo abbiamo spostato al fondo della stanza e non ci si muoveva più. Semplicemente lo abbiamo tenuto qua perché un amico di Omar era interessato, nel senso che glielo avremmo naturalmente regalato, gli abbiamo fatto presente che era rotto perché non si apriva più, lui ci ha detto che non gli importava e doveva appunto venirselo a prendere. Il problema è che appunto non è venuto per 2 settimane, alla fine ci siamo un attimino scocciati anche perché già la casa è piccola, era un attimino problematico riuscire a muoversi con un tavolo così ingombrante in mezzo e quindi sabato gli ho detto: Omar, sai che c'è? Smontalo, lo portiamo in garage. E poi si vedrà se ci fa sapere qualcosa, altrimenti a breve chiamerò l'Amiat e appunto mi farò dare un appuntamento per portarlo via perché non potevo continuare così a tenerlo in casa. Comunque ragazzi, noi con il nuovo tavolo ci stiamo trovando veramente bene, è molto molto comodo. Adesso per coprirlo sto utilizzando questa tovaglia qua, che è appunto una tovaglia che utilizzavo normalmente per pranzare, per cenare, però non lo voglio lasciare scoperto perché ho paura che le gatte lo possano rovinare. Mi avete consigliato di andare a comprare quelle pellicole trasparenti che vanno appunto applicate sulla superficie in modo tale che così non lo vado a coprire e vado appunto a nascondere la bellezza del tavolo perché sarebbe un peccato. Le tovaglie comunque sono sempre tutte molto lunghe, vanno a nascondere poi la parte più bella del tavolo. Mi avete dato diversi siti online e mi avete indicato anche qualcuno di voi il brico. Mi pare brico, sì, comunque qualche posto del genere, il self, il brico. E sinceramente non siamo ancora andati, quindi per adesso continuo a utilizzare questa tovaglia qua, ma nel fine settimana, con calma, voglio provare a fare un salto perché la voglio prendere e sbarazzarmi completamente di questa. E comunque, sempre domenica ero proprio presa bene. Sono andata in bagno dove abbiamo un portascarpe. Abbiamo spostato un portascarpe di IKEA che prima si trovava dietro la porta della camera da letto. E l'ho svuotato e ho buttato via un sacco di scarpe vecchie, consumate. Io veramente, noi non dobbiamo tenerlo il portascarpe in casa perché andiamo ad accumulare soltanto le scarpe vecchie, le scarpe consumate, che non è neanche più possibile regalare a nessuno perché sono direttamente da buttare. Poi gli ho dato comunque una lavata e penso che lo passerò a mia madre, che lei ha tanto spazio in casa, io voglio proprio eliminarlo del tutto, perché tanto noi non è che abbiamo tantissime scarpe, soprattutto poi in inverno abbiamo un paio di scarpe a testa e poi ovviamente sì, io ho i vari décolleté, ho le varie scarpe per le varie occasioni, però quelle diciamo che le tengo in una scatola sotto il letto, nel cassettone del letto, per cui appunto non ha senso tenere un portascarpe in mezzo ai piedi che va a ingombrare ancora di più.
Prima di uscire di casa volevo rispondere a un po' di domande che mi avete fatto. Allora, non fate caso ovviamente al letto perché appunto, come vi ho detto, dopo devo andare a cambiare le lenzuola e adesso l'ho tirato su, non sto a rifarlo, non ha senso rifarlo e poi dopo appunto lo scopro per bene, spalanco tutto, faccio entrare un po' d'aria e niente, vado a sostituirle. E, comunque appunto, volevo dirvi, mi avete fatto tante domande in riferimento al modello del letto. Dunque, mi viene da ridere perché lo abbiamo un po' mozzato questo letto, ovvero prima aveva la spalliera alta e noi appunto l'abbiamo tolta perché avevo in mente di andare a farla da me, insomma. Solo che è un lavorone veramente grande e alla fine non trovo mai il tempo per poterlo fare, non so neanche se mi converrà farlo, perché poi quando ci trasferiremo nella nuova casa il letto lo andremo a cambiare. Comunque, vi dico che questo è un letto di Mondo Convenienza, così com'era di Mondo Convenienza, tutta la camera da letto, anche i comò, i comodini che poi noi appunto siamo andati a sostituire. Però comunque il letto l'abbiamo lasciato perché è un letto a contenitore molto molto comodo per questa casa che è piccolina, ci sta davvero il mondo dentro. Ad esempio io, oltre alle varie cose, ho anche il mio abito da sposa che comprende due sacche, la prima con l'abito da sposa e la seconda all'interno della quale c'è il velo e lo strascico. Io avevo uno strascico molto molto lungo per cui ha richiesto una sacca tutta sua che va a occupare un sacco di spazio, appunto. E quindi niente, diciamo che dovrei dargli una regolata qui dentro, però non ho voglia, ragazzi, è un lavorone, quindi magari lo faremo più avanti insieme, andremo a svuotarlo e a organizzare tutto all'interno di contenitori. Comunque, appunto, mi avete chiesto se fa polvere. Sì. Il letto a contenitore tende ad accumulare tanta polvere all'interno. Io infatti ogni volta vado lì con l'aspirapolvere per aspirare il tutto, però appunto non ne possiamo fare a meno. Io vi dico che in un appartamento piccolo è veramente una salvezza perché dentro ci sta proprio di tutto. Comunque ragazze, questo è appunto il nuovo arrivato di IKEA, lo spazzolone no, perché sembra quello del gabinetto, lo spazzolino, ecco, è più fine. Che utilizzo per le pentole, anche per i piatti, con la ventosa, vedete? Così rimane su. È veramente comodissimo. In questo modo non devo stare a andarlo a mettere all'interno dell'armadietto, ma posso lasciarlo così in bella vista. Colazione a casa di madre. Allora, abbiamo i nostri bei cappucci, tazza super piena, non la mette neanche a fuoco, comunque vabbè, questa è la colazione che mi soddisfa, le tazze super super piene. Poi qua abbiamo un piccolo muffin, che ovviamente sarà mio, croissant per mia madre vuoto, per me al cioccolato. E poi qua abbiamo una spremuta d'arancia. Sono appena rientrata a casa, ma non posso cambiare le lenzuola perché Carolina ci sta dormendo sopra. Questa rompina. Rompina? Che bello quando la chiamo e non mi considera di striscio. Mocciosa? Io ci do un cazzottone su questo musetto piccolo e brutto. Un cazzottone ci do. Un cazzottone, capito?
Allora, le lenzuola le cambierò più tardi quando Carolina si alzerà. Comunque, ne approfitto perché voglio farvi vedere una cosa, cioè un alimento che ho acquistato l'altro giorno al supermercato, ovvero parlo di questi yogurt che tra l'altro sono anche dietetici con il 0% di grassi. Questo qua è alla fragola, sono buonissimi. E poi ho preso anche questo qua che è praticamente al caramello, vedete che chiudo il frigo, che è veramente veramente buono. L'ho mangiato ieri sera, praticamente come yogurt ha una consistenza molto densa e in più all'interno c'erano i pezzi di caramello belli croccanti che sembravano un po' dei pezzi di cioccolato, ma in realtà appunto erano di caramello. Comunque super buono. L'ho preso per farci merenda e ieri sera in realtà ci ho fatto cena, perché non avevo molta fame, ero stanca, mi sono mangiata uno di questi, ma sono veramente buoni. Forse l'avevo già fatto vedere in passato, non ricordo. Forse era quello classico, perché so che c'è anche la versione classica senza niente. E poi, sempre per rimanere in tema di yogurt, voglio provare questo qua che ho acquistato l'altro giorno allo Shan. C'era anche disponibile in formato piccolino, in barattolino di vetro come questo, però appunto più piccolo. Ed è praticamente uno yogurt intero da 500 grammi della Biomu. Questo è alla nocciola. Guardate un po', non so sinceramente come sia, però io vado matta per la nocciola e quindi niente, magari lo mangerò oggi per merenda e vi farò sapere. Tra l'altro è anche molto molto bello e carino il vasetto, perché una volta terminato sicuramente lo andrò a recuperare. Per quanto riguarda questo profumo qua per ambienti che vi ho mostrato nel vlog che precede questo, devo dire ragazzi che mi piace tantissimo. Ovviamente sì, sopra c'è la rotellina per appunto regolare l'intensità della profumazione, però mamma mia, cioè ho solo questo ma rilascia una profumazione incredibile che arriva fino in camera da letto. E mi avete consigliato di provare altre tipologie di profumazioni, sperando di trovarle sinceramente, perché quando ho acquistato questo c'era solo la profumazione classica e poi c'era quello alla lavanda, però non so, la lavanda mi sa un po' più di primavera e non è proprio in tema in questo periodo. Comunque questo è veramente veramente buono. Stavo pensando di andarne a comprare un altro perché lo vorrei mettere in bagno dove c'è la lettiera, però effettivamente il profumo è molto buono, secondo me uno solo basta. Comunque per adesso questo qua lo andiamo a trasferire appunto in bagno, perché di qua, visto che la giornata è molto fredda perché ci sono 16 gradi e dato che comunque il clima lo permette, voglio provare a fare una cosa che non avevo mai fatto, voglio vedere se funziona. Dunque, voglio andare a ricreare un profumo naturale per ambienti e appunto utilizzerò le bucce, che ho qui in casa. Ad esempio la buccia dell'arancia, poi c'è il limone, magari farò che tagliarne anche proprio qualche fettina. Qui ho la buccia del mandarino che abbiamo mangiato ieri sera, ho provato a conservarla, vediamo se farà lo stesso effetto. Intanto sottofondo sentite il rumore di trapano, ma qua è normale, fanno sempre lavori. E comunque ho poi questo barattolino di cannella in stecche che mi piace tantissimo, io adoro la cannella. Me l'ha fatta scoprire mia nonna, ricordo che ero piccolina e praticamente lei aveva un sacco di barattolini nella dispensa di cannella in polvere e io l'ho adorata. Da piccola mangiavo anche i chewing gum alla cannella, andavo proprio matta. E comunque appunto voglio andare a creare questo profumo che sa proprio di autunno in un certo senso. Si può utilizzare ad esempio anche la buccia della mela se l'avete in casa, o l'anice stellato, insomma tutte le varie spezie e bucce di frutta. Allora, vado a mettere all'interno di un pentolino un po' di buccia di mandarino, nel mio caso. In teoria dovrebbe andare bene perché emana ancora il profumo. Poi vado ad aggiungere anche qualche pezzetto di cannella. Se riesco a farla uscire. Ok. E ora vado a tagliare
qualche fettina di limone. Aggiungiamo ancora qualche pezzetto di buccia di mandarino e un pochino di arancia. Ok, l'ho messo sul fuoco a fiamma bassa e adesso praticamente devo far riscaldare l'acqua. In questo modo la casa dovrebbe essere avvolta da tutti questi profumi meravigliosi e man mano, quando l'acqua appunto si va a consumare, deduco che basta, diciamo, aggiungerne un pochino. Ma allora, io devo cambiare le lenzuola, si è tolta una e si è piazzata l'altra. Mostriciattolo paccioccone. Avete rotto le scatoline, avete una cuccia vostra, avete capito? Avete capito? Allora, mentre la casa è avvolta da questo profumo straordinario, entro proprio in tema autunno in tutti i sensi e voglio mostrarvi anche oggi un tutorial super rapido, super semplice. E da cosa nasce l'idea? Nasce dal fatto che sotto lo scorso video mi avete chiesto, mi avete scritto dicendomi che anche voi vorreste iniziare ad addobbare la vostra casa a tema autunnale, solo che appunto non riuscite a trovare nulla di particolare per poter, diciamo, iniziare a immergervi in questo clima. E così ho pensato di realizzare tutta una serie di addobbi a tema autunnale fai da te, quindi se non trovate nulla in giro da acquistare nei negozi, con del materiale di recupero potrete, diciamo, abbellire la vostra casa in vista dell'autunno. Allora, che cosa vi servirà per questo tutorial? Innanzitutto un vasettino di vetro, io utilizzerò questa ampollina qua, sembra un po' un bicchiere gigante, però appunto va bene qualunque tipo di barattolo, anche, che ne so, dei barattolini come ad esempio prima nel caso dello yogurt, che sono, diciamo, lì vuoti e che non utilizzate, non sapete cosa farci, oppure anche qualche vaso in casa che non vi piace particolarmente perché è un po' insipido. Insomma, ci serve, diciamo, un contenitore, preferibilmente in vetro, perché se utilizzerete il vetro l'effetto finale sarà più bello, che sia appunto trasparente. Poi ci serviranno le nostre famose foglie, e anche in questo caso io utilizzerò queste qui finte, ma voi potrete tranquillamente, nel caso in cui non trovaste dei rametti del genere, recuperare delle foglie da qualche giardino, da qualche parco, insomma, senza bisogno di spendere soldi. E poi per finire ci servirà semplicemente della colla vinilica, che adesso devo andare a recuperare, speriamo di trovarla, e un pennello. Basta, questo è tutto il materiale che ci occorre. Iniziamo. Allora ragazzi, un piccolo cambio di programma, nel senso che mentre andavo a tagliare le foglie mi sono resa conto effettivamente che rispetto alle foglie vere queste finte sono plastificate appunto e quindi tendono a essere molto più spesse e di conseguenza non andrebbero ad aderire, vedete, al vetro in maniera uniforme. Quindi a questo punto ho deciso di abbandonare per il momento la colla vinilica. Andremo ad attaccare le foglie alla nostra ampollina utilizzando la colla a caldo che ho già preparato, adesso si sta riscaldando. Dopodiché
Andremo a recuperare sì la colla vinilica e andremo a diciamo passarla sulle pareti esterne della nostra ampollina e in questo modo dovrebbe poi, una volta che si sarà asciugata, risultare un effetto tipo brina, come se fosse tipo un vetro con della brina, ecco. Ok ragazzi, allora come avete visto sono andata appunto a distribuire con il pennello la colla vinilica sulle pareti esterne. Vi consiglio di utilizzare un pennello un pochino più piccolo, io adesso avevo questo, ma avevo voglia di andare fuori a procurarmene un altro perché li tengo sul balcone nell'armadietto. E niente, mi sono un po' arrangiata. Adesso lo facciamo asciugare, dopodiché andremo a mettere la candelina all'interno e il nostro vasettino sarà pronto. Voilà, sono andata a fare una composizione molto molto veloce con queste zucche che avevo acquistato da IKEA a 2,50 € l'una e sono nel reparto dei fiori. Ve lo dico perché l'altra volta in tante mi avete scritto che non siete riusciti a trovarle. Poi ho aggiunto queste pignette qua e quello è appunto il mio vasettino all'interno del quale sono andata a mettere tre candeline. Man mano che la colla vinilica si asciugherà, andrà poi a creare questo effetto opaco sopra il vetro. Adesso è ancora un pochettino bagnata. Cos'è? È caduta una pinza, vabbè. È ancora un pochettino bagnata, stavo dicendo. Quindi io ho fatto che farvi la ripresa perché altrimenti poi non ce la faccio con i tempi. Comunque, come avete visto, in modo semplice abbiamo decorato un piccolo angolino. Sono andata un attimo di là da mia nonna, poi sono rientrata qui a casa e vi assicuro che il profumo si sente tantissimo. È un profumo buonissimo, veramente buono, che sa tanto di autunno. Il profumo predominante, la profumazione che si sente di più è quella dell'arancia. Comunque è buonissimo. Adesso, come vedete, l'acqua è proprio calda, sta iniziando a bollire. Ovviamente la fiamma al minimo, 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 altrimenti poi inizierà ad uscire tutto dal pentolino. E niente, adesso io la faccio scaldare ancora per qualche minuto, dopodiché vado a spegnere. Non tengo acceso continuamente, altrimenti ci sarebbe un consumo di gas non indifferente, tenendolo acceso tutto il giorno. E in questo modo l'acqua calda, comunque lasciata così nell'ambiente, farà diffondere ancora di più il profumo. Praticamente stasera alle 11 io rifarò il letto. Mi dispiace farle togliere perché comunque quando fa freddo fuori loro tendono tanto a stare sul letto, sulle coperte, però non è che posso andare avanti a non cambiare il lenzuolo. A sto punto stamattina facevo che rifarlo, no? Comunque, adesso vi racconto di una cosa che mi è successa venerdì scorso all'IKEA. Ho incontrato un hater, ragazzi, cioè. Alla fine, ogni volta che vado da IKEA incontro qualcuno che guarda i miei video, qualcuno affezionato, qualcuno che
mi saluta con educazione, scambiamo quattro chiacchiere, baci, abbracci, insomma, sono sempre belle esperienze, però prima o poi doveva capitare anche di incontrare qualcuno che fosse un pochettino così fuori di testa, no? Giustamente. Allora vi racconto rapidamente. Praticamente sono andata da Ikea con mia madre e mia sorella, avevo in mente di comprare un po' di cosine, fra cui appunto le zucche, per fare la tavola. E niente, ho riconosciuto una persona che tempo fa avevo visto commentare sotto un altro profilo. Scrivendo cose molto cattive nei miei confronti, di questo commento ho lo screenshot dove si vede bene la sua faccia, il suo nome, il suo cognome. Io tengo sempre tutto. Comunque, l'ho vista lì e l'ho riconosciuta in lontananza perché comunque è un viso un po' particolare. È una signora che avrà 45 anni, 50 anni, insomma, potrebbe essere in un certo senso mia madre. È rossa, riccia, e era con delle amiche lì e noi eravamo nel reparto dei giochi dei bimbi, dei lettini e finito quel reparto stavamo per scendere e andare al piano di sotto e loro in lontananza mi hanno visto, lei mi ha visto. Cosa hanno fatto? Erano al bar, erano appena andate al bar, al ristorante perché era mezzogiorno e mi sono venute dietro. E io alla fine l'ho vista, però poco mi importa, cioè facevo le mie cose. E praticamente questa tizia mi veniva vicino, ridendo, sfottendo, poi andava vicino alle sue amiche, parlava di me, ridacchiavano, insomma. Un atteggiamento un po' triste, no? Da parte di una persona adulta. Io posso capire, ti sto sulle scatole, posso capire che non mi puoi vedere per un determinato motivo, non ti piacciono i miei video, non ti piaccio io come persona, però la cosa dovrebbe finire lì, non tutto questo atteggiamento che poi tra l'altro sembrava anche un pochino scema, no? Passando tra gli scaffali da sola, ridacchiava, tutta sicura di sé, prendeva in giro. Che poi voglio dire, non è che perché lei era una persona che era evidente che sia un tipo di persona che passa la vita dal chirurgo, no? Perché aveva il naso rifatto, i labbroni gonfiati, il viso proprio pieno pieno di Botox, evidentemente non so, una persona molto sicura di sé, di una certa età che si mette a sfottere una ragazza di 30 anni che tra l'altro non ti sta neanche dando corda, non fa una bella figura, ecco, nel senso. Potrai sentirti superiore, pensare di essere superiore, però sicuramente con quell'atteggiamento sei passata un po' per ridicola, ecco. E comunque, niente, dopo questo attacco pagliacciata, se ne sono ritornate su nella zona del ristorante, quindi era proprio evidente che siano scese apposta per venirmi a rompere le scatole. E tant'è che anche mia madre l'ha vista che aveva questo atteggiamento strano, che veniva vicino, rideva e si è avvicinata perché credeva che questa tizia mi venisse a dire qualcosa. In realtà forse non aveva la faccia di venirmi a parlare, dirmi qualcosa, è meglio andare a commentare, a diffamarmi sotto i profili altrui. Comunque, la cosa bella è stata che vabbè, se ne sono ritornate su e io ero lì con mia madre, siamo rimaste un po' così dall'atteggiamento, perché un atteggiamento del genere te lo puoi aspettare da una ragazzina di 12 anni, dopodiché poi negli anni uno cresce, matura e la smette. Arrivare a quell'età e avere un atteggiamento da bulletta, insomma, passi un po' da bulletta della terza età, ecco, cioè non è che proprio sia un atteggiamento normale. Comunque, a parte quello, è stato bello perché poi ci siamo allontanate. Io stavo scegliendo le zucche e mi ha fermato una ragazza, Giulia, che saluto e alla quale mando un grande bacio. Ci siamo fatti una bella chiacchierata, però la cosa divertente è che questa Giulia mi ha detto: Daisy, io ti avevo visto, ti stavo per venire a salutare quando mi sono fermata perché ho assistito a tutta la scena. Cioè, è stata veramente una cosa per me comica perché dici: cavolo, allora cioè, ha avuto veramente questo atteggiamento esagerato, questo atteggiamento strampalato.
Perché io comunque ero lì che guardavo, facevo le mie cose, quindi più di tanto non l'ho considerata. Comunque, niente, appunto, ci siamo fermati, ci siamo messi a parlare, lei appunto ha visto le persone di questo gruppetto e vabbè, comunque ragazzi, che vi devo dire? Secondo me la gente pensa che avendo io un carattere pacato, avendo io un tono di voce così tranquillo, un tono di voce flebile, non lo so, sia una persona che è facile sottomettere, che io sia una persona che è facile calpestare, il mio atteggiamento non è una debolezza, è colpa, a volte io lo dico, è colpa della troppa educazione che mi è stata data dai miei genitori. Per cui a causa di questa troppa educazione io ho la tendenza, quando vedo delle persone false, quando vedo delle persone che si credono furbe, a scartare la gente, a lasciar perdere, ad allontanarmi da quelle persone, a non considerarle più. Il mal di pancia di questa persona, di questa donna di una certa età, di avere questo atteggiamento, che io sono rimasta così, dico, ma cioè ti fa rimanere senza parole, no? Perché è strana una cosa del genere. Comunque, che vi devo dire? Sono senza parole. Ragazzi, allora sono praticamente su YouTube nella sezione community, come potete vedere, e ho appena scoperto una cosa. Dei vari post che io ho fatto, ho visto adesso, cioè io non sapevo che funzionasse così. Alcuni hanno ricevuto dei commenti, solo che io dal cellulare non ho mai visto nulla e adesso che mi sono messa qua per curiosità ho visto che praticamente ci sono dei commenti da approvare. Quindi io adesso lo approvo, ma poi mi sparisce. C'è un sacco di post così. Quindi tutti i commenti che voi mi avete lasciato io praticamente non li ho mai visti e adesso non so come cavolo fare per andare a recuperare. E quello è il fatto. Anche qua un altro. Mannaggia ragazzi, scusatemi. Cioè, io sto cercando di approvarli tutti, ma non capisco perché mi dà potenzialmente inappropriato. Ma perché sono commenti inappropriati? Cioè, non capisco. Cioè, si può che io sono sempre stata convinta di non aver ricevuto neanche un commento in questa sezione di YouTube e invece adesso me li ritrovo tutti da approvare? Cioè, ce n'è una quantità mostruosa, io non ho risposto a nessuno, vi rendete conto? Perché io non ho mai letto nulla di questi commenti. Guardate, vi chiedo scusa, perdonatemi, ma sono rimbambita. Allora, prepariamo la cena. Questa sera voglio fare delle polpette impanate di patate con all'interno della provola affumicata e dello speck, e servirà poi anche del parmigiano. Allora, sono andata a mettere le patate qui a bollire. Avrete notato che sono andata prima a sbucciarle. So che avrei potuto lasciare interamente la buccia e andarla poi a togliere successivamente quando le patate appunto saranno molli. Solo che io faccio sempre così, mi trovo meglio e ho continuato a far così anche questa volta. Comunque le ho tagliate in maniera grossolana perché facendo così mi dà l'impressione che cioè che siano pronte prima, ecco, in tempi più brevi rispetto a quando invece le lascio intere. Allora, ho schiacciato tutte le patate. Per l'esattezza ce ne serviranno 1 chilo. Adesso vado ad aggiungere il parmigiano grattugiato, ci servirebbero 300 grammi, quindi li andiamo ad aggiungere. Ora aggiungiamo un uovo intero, il sale, un pochino di pepe, io ne aggiungo proprio poco poco.
alla faccia delle polpettine, sono venute un po' grandi. Comunque adesso andiamo a cucinare in forno a 180 gradi per 20 minuti. Lisa, cosa stai combinando? Ok, sono pronti, adesso ne ho messi soltanto una parte qui nel piatto perché non ci stavano tutti. Comunque il profumo che c'è qui in casa è buonissimo. Adesso, se non mi ustiono, proviamo ad aprirne uno e vi faccio vedere com'è bello filante. Ragazzi, abbiamo appena finito di cenare. Io alla fine mi sono messa un maglioncino perché avevo freddo, ha anche piovuto un pochettino oggi. E che dire, è tutto il giorno che sto cercando il mazzo di chiavi di casa. Infatti pensavamo di dover cambiare la serratura. Praticamente in 2 settimane l'ho perso 2 volte. La prima volta mi è andata bene perché avevo messo la borsa dentro l'armadio, poi l'avevo lasciata aperta e quindi evidentemente prendo poi i vestiti è caduta, quindi le chiavi sono uscite e io non riuscivo a trovarle all'interno, pensavo di averle perse. Dopo circa 4 ore che le cercavamo ovunque, ho aperto l'armadio così casualmente e me le sono ritrovate sopra i vestiti, quindi mi è andato bene. Adesso, oggi sono andata a fare colazione da mia madre, poi appunto sono rientrata a casa e poi dovevo un attimino uscire per andare a fare una commissione e non riuscivo a trovare più le chiavi, cerca di qua, cerca di là, non c'erano. Alla fine ho detto a mia nonna, fai attenzione, io esco un attimo, fai attenzione più che altro che non mi entrino in casa, ma ero abbastanza tranquilla di averle qui in casa perché non è che sono uscita e poi dovevo rientrare, non sono più riuscita a rientrare perché non le avevo. Sono entrata in casa e poi per uscire non le trovavo più. Alla fine stasera ce l'abbiamo cercato ovunque, ho svuotato tutti i cassetti, ho detto allora sicuramente le avrò lasciate attaccate alla porta fuori, è passato qualcuno e me le ha fatte sparire. Quindi eravamo già pronti a cambiare la serratura stavolta, veramente più dell'altra volta, e meno male che adesso poi sono andata verso la scrivania, ho spostato la scatola della fotocamera e le ho trovate dietro, praticamente stavano cadendo dietro la scrivania, quindi non mi ricordo neanche di averle appoggiate lì oggi, cioè talmente, boh, non lo so. Vabbè, comunque io vi saluto, ma me ne vado a dormire che sono stanca. Ci vediamo domani, no domani, cosa sto dicendo, ci vediamo presto con nuovi video. Un bacio grande, ciao!